Signore e signori, eccoci qua ritrovati su canale PG Sports. Eccoci qua ritrovati alla Kick-A-Break Room. Io sono Trenas, come sempre affiancato dal carissimo Karen, e benvenuti alla seconda giornata della seconda settimana di LEC. Siamo quindi alla quinta giornata di campionato considerando che la prima settimana ne ha viste tre grazie alla Super Week e apriamo con un match abbastanza leggero ma è una giornata che comunque deve spezzare una classifica dove i pari meriti ieri non sono più dalla quarta alla decima posizione ma è almeno una giornata che va a rompere due zone diverse uh, probabilmente tre ma questo dipende ovviamente da G2 e Rogue e non dallo scontro diretto tra i due ma dalle partite collaterali e vediamo invece dal terzo al sesto e dal settimo al decimo tutti lì. Quindi cominciamo già ad avere un'idea ben più chiara di qual è la situazione attuale, con alcuni posizionamenti che sono messi un pochino più in dubbio dopo i match di ieri, come ad esempio quello dei Fnatic, visto che hanno giocato così maledettamente bene, pensi, ok, quell'1-2 della prima settimana era uno scivolone, che ci hanno sempre abituato così, quindi non è uno, una cosa stupefacente. Però, però... Il punto è che... Uh... Stiamo parlando di team che, anche se sono pari merito, si trovano, secondo me, su livelli di potere diversi. Mm. Perché, se devo giudicare le posizioni dalla terza alla sesta, eh, trovo che Misfits e Fnatic, nelle loro vittorie, siano stati molto più convincenti di Mad Lions e Schalke, che invece hanno principalmente abusato gli errori degli avversari. E idem dalla settima alla decima posizione, dove al momento Astralis e Vitality stanno dimostrando, per quanto in sconfitte consecutive, un tono di gioco generalmente più convincente. Vedremo tra l'altro oggi eh, degli scontri difficili per queste squadre perché eh, gli Astralis e gli Excel l'abbiamo detto, match leggero, ma poi vedi gli Excel che devono affrontare quei misfits che abbiamo elogiato e per non parlare dei Vitality che li troviamo contro i Rogue. Dopodiché avremo lo Schalke-Nalfier che andrà ad affrontare i G2, anche quello un match molto intrigante, considerato l'andirivieni di sì. performance da parte dello Schalke. Mad Lions contro Fnatic la vedo tosta a ambo i lati, perché vedo dei componenti dei, dei, di, di entrambi i team capaci di incastrarsi bene in una debolezza del loro avversario. Ok, uh, è vero, sono d'accordo con questa affermazione, ma molto dipende anche da quali Fnatic si presentano in partita Chiaro. oggi, perché dall'altro lato devo dire che i Mad Lions per ora... Stanno ancora facendo rodare il nuovo roster E ci hanno presentato un buon controllo di mappa Con un Ivern Jungle ieri Cosa che ci ha convinto Cosa che ci ha comunque portato a dire Che bel gioco, che bel adattamento ad una nuova patch Anche perché da ieri siamo in competitivo In 11.2, vi ricordiamo Patch che uh, è stata interpretata Oggi ha avuto una mattinata davvero Difficile da digerire, personalmente mm. parlando uh, Perché ho visto costantemente successo? Olaf Open in draft e ogni singola partita in cui Olaf era open, Olaf era 4-0 e con il succhi sangue completo al nono minuto di partita e procedeva ad asfaltare il team avversario. Quindi non è neanche una questione che dici, Olaf ha appena vinto 16-1-4, non mi ricordo neanche che KD alla fine aveva una quantità di uccisioni sproporzionata e glielo lascia open la partita dopo e procede a fare la stessa identica cosa. L'abbiamo visto open anche ieri in Europa. Per tre partite. E inizio a chiedermi, e tra l'altro tutte e tre vincenti. Tutte e tre, tra l'altro, giocate magari con tenori un po' diversi, ma solo perché in una di queste c'era Pantheon a contrastarlo, che è uno dei pochi campioni che vanta una jungle pressure paragonabile a quella del Bichingo incacchiato. Ma il punto qual è? Eh, non sto ancora capendo se i team stanno cercando di osare per capire come affrontare Olaf perché non sono soddisfatti di quanto la Riot lo stia neffando nelle patch e quindi dicono ragazzi questo campione rimane rotto o impariamo a giocarci contro oppure sprechiamo un ban per ogni partita però inizia ad essere necessario uh, andare a bannare quel campione perché ieri l'abbiamo visto nelle mani specialmente dei jungler polacchi splendere Assolutamente d'accordo, e più che altro se in 11.2 si è liberato lo slot di bandi a Cali, che spesso e volentieri Red Side eri costretto a bannare perché avevi paura che il tuo avversario potesse prenderla. Non sai giocarci contro, non hai voglia di affrontarlo, poco importa. Era un problema, dovevi bannarla. Adesso siamo in 11.2, non viene più bannata. E, e hai uno slot, vannala vannalo sì. Olaf, sì. non sì, sì, Akali sì, sì, sì. Uh, questo diventa ancora più problematico contro composizioni che fanno affidamento su dei jungler molto variopinti a livello di stile di gioco, infatti abbiamo visto che uh, sia Inspired che Jankos si sono trovati a mettere le mani su quel campione perché non c'era più Spazio per bannare altri campioni, devi banare Twisted Fate sia quando giochi contro i Rogue che quando giochi contro i G2 perché stai affrontando o Larsen o Caps e quindi è uno dei loro migliori campioni che ha avuto delle performance stellari. E poi devi bannare Thalia, devi bannare Pantheon. Ci sono così tanti campioni OP. Mi viene in mente quello che si stava dicendo ieri anche con Gilius in intervista: il passaggio dalla 11.1 alla 11.2 in competitivo. Dove, eh, secondo Gilius, attualmente la giungla è il ruolo più rotto di tutti, perché è un ruolo dove ci sono almeno 10 campioni OP, e quindi i ban non bastano neanche più. Beh, prima o poi doveva arrivare un momento in cui la giungla era così opprimente anche competitivo. Forse non in questo modo e non nel modo <ride> più sano che esista per tutto League of Legends a tondo. E infatti, vediamo anche i mid laner. Che, come sottolineato, a meno che non ci sia un Twisted Fate, a meno che non ci sia un Galio, un minimo di pressione globale, o comunque un modo per contribuire davvero tanto in late game la mid lane è molto anonima non lo dico per cattiveria è, è una sensazione strana maghi da controllo la mid lane è maghi da controllo di conseguenza tutto quello che devi fare è eh, controllare la partita tenere sotto controllo la corsia eh, giocare il più possibile intorno al wave management giocare il più possibile intorno alla pressione sull'avversario da spostare poi sulle sidelane. lane side lane che invece al momento in risposta a quello che è un ruolo molto più eh, passivo da parte della mid lane stanno rispolverando pick con un elevato potere da carry corsia inferiore Abbiamo visto che nel tempo il doversi adattare allo stato di potere di Kaisa sta riportando gli hypercarry in meta. Quindi, stiamo vedendo tornare Xayah, Stiamo vedendo tornare Felios. Torna anche Senna con i buff di questa patch, con una build da attack speed che è molto unica per il campione che si è palesata con i buff di questa patch. Top side, Camille che in questo momento è gigante. Ma abbiamo visto anche dei tank grossi. Abbiamo visto Malfight. Abbiamo visto tante, tante opzioni diverse per mettere la mappa a proprio agio, a partire dalle sidelane. E purtroppo, quando giochi di creatività sulle sidelane, il malcapitato che deve giocare eh, qualcosa di controllo per permetterti di giocarla, questa mappa è il midlaner. Quindi, un eh, grosso spam di F per tutti i midlaner che ci stanno seguendo da casa. Ci rendiamo conto che in questo momento siete quelli che si sacrificano per la patria e vi si vuole bene per questo. Detto questo, prima partita, prima partita, vede i protagonisti. Gli Astralis, lato blu, e gli Excel, dal lato rosso. Mm. E voglio parlare di quello che ho visto ieri da parte di questi due team. Gli Astralis hanno perso, ok, ma contro i G2. E tra l'altro mettendo in piedi un bel game. Promiscue, un ottimo Alistar, sempre presente in flanking, buona la presenza nei team fight, ma a un certo punto si sono accartocciati contro gli avversari. Dall'altro lato, invece. Le azioni sono state un po' più criminali su quella corsia inferiore, specialmente con Alistar, ed è di quello che poi voglio parlare. Guarda il che alla fine, comunque, ha vantato nel corso del campionato un KDE di tutto rispetto, considerato quello che, comunque, è la posizione di supporto, che spesso volentieri si deve sacrificare. Diciamo che è anche sensato che arrivi a questo punto. Il problema. Non risiede però nella borlin, risiedeva più che altro nell'esperienza, nel distacco che c'era nel match di ieri. E... Ma non è il match di ieri, questo, signore e signori, perché siamo già in draft per il match di oggi. E infatti gli astralis dovranno affrontare qualcosa di ben più malleabile. Gli Excel. Sì, eh, tornando appunto a parlare della partita di ieri, delle partite di ieri, se da un lato vedevi Promiscue che continuava a flancare e provare ad ingaggiare con il suo Alistar, dall'altro lato vedevi Tore che usava Alistar per lanciare la leona avversaria su Patrick. Ogni volta che vedevo quella scena, ero lì tipo. Dude, per favore, lascia giocare il tuo ADC a League of Legends. Un ban di Olaf! Quindi non sarà quello il campione per Zanzara. White Knight, ieri vogliamo parlare del suo Gnar e di che cosa è stato. Davvero belle. è frustrante. Lucian per Nuke Duck? Viene selezionato Renekton e Lillian in risposta. Molto celere questo draft, tutto considerato. Lucian, ovviamente, per la corsia centrale. Potrebbe apparire sulla corsia inferiore. però l'aspettativa è che non metti in mano mani Nuke Duck e cerchi di tenere sotto controllo Cecolad. Puoi giocare adesso Senna sulla corsia inferiore tranquillamente, puoi giocare Jhin, puoi giocare di tutto, puoi mm -hmm. giocare un double groomstone dalla giungla della corsia inferiore con doppio tiratore tank top lane, White Knight è un ottimo giocatore di Gragas. Ooh. Arriva alla fine Udir, che è un campione che ieri avevamo chiamato a gran voce. Siamo nella 11.2. Il Chemtank Turbo vede due grandi cambiamenti per Udir. Vede il costo ridotto, che adesso sono 2800 gold e praticamente un oggetto da supporto. E soprattutto vede la passiva mitica scambiata con l'egida della Legione. Adesso è il Chemtank Turbo che ti dà velocità d'abilità come passiva mitica. Ed è davvero, davvero potente. C'è da considerare un'altra cosa. Guarda un po' che cosa è disponibile tra tutti i ban che non sono stati fatti. Serafin. È vero. È vero, anche lei sarebbe interessante, arriva alla fine Gragas e come ti dicevo ho delle bellissime memorie di White Knight con quel campione. Uh, C'era un periodo in cui White Knight praticamente da OTP Gragas, giocato a P, aveva scalato la solo queue ad una velocità impressionante ed era temutissimo proprio per quello. Vediamo che cosa deciderà di fare dall'altro lato Cryze, perché Cryze è lo star player di questi Excel e l'hanno appena messo in un matchup scomodissimo con questo blind Renekton contro un giocatore che sai saper giocare Gragas. Devi trovare successo molto presto, altrimenti rischi di, di essere outscalato brutalmente Gragas arriva a un punto in cui guarda Renekton e ride perché smette di morire Gragas Continua a rigenerare vita, continua a fare una tonnellata di danno sì. E non può far nulla, Renekton ci prova ma il danno non ce l'ha, non contro un tank di quel tipo Stavo sorridendo per il band di Miss Fortune perché uh, di tiratori europei che sono riusciti a far splendere Miss Fortune ne abbiamo visto uno Splendere tanto ieri sera in Nord America è un tiratore europeo ma uh, esportato Ed è Sven ah. che è riuscito a ottenere due pentakill nel corso di una best of five Con quel campione in due partite consecutive È stato divertente da vedere e ci saluta anche Kaisa Che stranamente riesce a superare indenne la prima fase di selezione Forse aveva una paura di trovarsela contro Lucian Ma Lucian in corsia inferiore viene giocato molto di meno a confronto col passato Infatti, vorrei qualcosa come Ash Serafin da parte di Jest e Spicy? Sì, anche perché a quel punto, a seconda di come va la partita, a, come, a seconda di come vedi chiudere gli avversari la draft, non è una cosa che è detta in partita, è una cosa che è data in draft, ma puoi effettivamente giocare ash da mandato imperiale. Vero, anche quello. Tanto il DPS ce... te lo porta Lucian, hai due frontline colossali. Ci può stare. Anche calista rimossa. Vogliono rimuovere i campioni aggressivi in corsia. Eh sì! parlare di Kai'Sa come campione aggressivo in corsia fa un po' strano però è una verità che attualmente dobbiamo accettare, ti... c'è però ancora Vayne eh infatti stavo per dire, ma scusa ma ti sei dimenticato il campione più aggressivo in assoluto attualmente dai saia. saia oddio, sai che con Orianna vedere anche Rakan non mi dispiacerebbe con Xayah Rakan? sì, infatti immagino che gli XL abbiano selezionato proprio Xaia per dire hey potremmo prendere Xayah Rakan, volete davvero affrontare Xayah Rakan? Non Con Serafin, soprattutto magari no e quindi eh, obbligheresti Promiscue a qualcosa di più tankoso come può essere un Alistar vediamo chi sarà la selezione per uh, Jeskla, alla fine sarà Felius Lulu! Ok. Beh, è, la è lo stesso concetto di cui ti parlavo prima. Una sinergia innata tra due campioni con un enchanter in corsia inferiore. E Aphelios Lulu è una combinazione che abbiamo già visto triturare esseri umani per hobby. Ok. Ok, ora sono ancora più incuriosito. Rakan non è proprio divertente lanare contro Lulu no. perché un polymorph ti distrugge. Però arriva comunque. E ti sei inserito in questa posizione da solo però? Sì. Questa da parte degli Astralis è una gran bella draft, da tutti i punti di vista. Hanno una solidissima frontline in Udir e Gragas, due campioni che possono spammare controlli e comando, bersaglio singolo, ad area. E parlando di danni ad area, ai Aphelios, immagina anche solo l'impatto di un Udir velocizzato da Lulu che poi decide di knockoppare tutti attorno a sé e rallentare gli avversari. Quella draft da parte degli Astralis è bella, bella, bella. È molto bella, ma è anche difficile da eseguire. Non devi sottovalutare l'idea di, di far snobollare gli Excel. Nel senso, gli Excel possono prendere il controllo del match e da lì non permettere agli Astralis di fare tutte le cose belle che abbiamo appena descritto. E su questo sono d'accordo, perché eh, è l'unica condizione che renderebbe la draft degli Astralis, come giustamente descrivevi in quel frangente, difficile da eseguire. Ma, se andiamo dall'altro lato della medaglia e immaginiamo degli Astralis che prendono priorità di mappa, ah, allora finita, la loro finita, composizione sì. deve solo camminare verso il Nexus nemico. O in faccia agli avversari. Non sono un fattore a quel punto. Li incontrano per strada e li schiacciano. È quello il divertente. Damn. Signore e signori, è il momento di entrare sulla landa degli evocatori per la prima volta in questa serata. Astralis Blue Side. Excellisports Red Side. È il momento della verità. Vediamo un po' se gli Astralis sono solo un fuoco di paglia. Sono queste le parole, le lettere che ci accompagnano sulla landa ogni volta. E Astralis contro Excel. Li vediamo qui sulla landa degli evocatori, ma non agli hashtag. Per voi che ci state seguendo da casa, hashtag Astralis win, se ti fate per gli Astralis. Hashtag Excel win, se ti fate per gli Excel. Hashtag AO win, se ti fate per la magica. Ma detto questo, eh, siamo sulla landa e vediamo come si dispongono tutti. Allora, a livello di stranezze... Oh, non... uh, però mi schio con la cometa? Beh... Alla fine vuoi arrasare gli avversari. Postarci. Sì, 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 è più un perché non evocazione di ieri a quel punto. Il concetto è lo stesso, è quanto, utile anche per gli studi. Quanto scudi. vuoi arrassare gli avversari? Perché consideriamo che l'ulu è stata baffata sulla lancia glitterata e adesso la lancia glitterata riesce a infliggere la totalità del danno, non lo perde più attraversando bersagli multipli e anzi colpendo con due lance glitterate trovi danno extra. Questo significa che tra la doppia lancia glitterata e la cometa arcana rischi di cancellare una grossa fetta della barra degli HP di quella Xaia che ha un range ridotto e deve esporsi per giocare. Per un attimo ci hanno fatto vedere Udir che Zanzara è un uomo di cultura e ha scelto la skin in cui si vedono meglio i dorito. Ah sì, la dorito finger skin. Guarda, la... ah, ecco oh. Guarda come picchia il blue buff con i dorito. Ah, che cattiveria. Top side invece, White Knight contro Kraise. Kraise deve riuscire a trovare una via d'uscita da questa corsia. Come già detto, non è un bel matchup e eh? quindi anche qui diventa difficile intervenire per Kreis e Dan in concomitanza con quella bella combinazione di campioni. Uno può guardare le fasi iniziali di corsia di Gragas e Renekton e dire: Eh, ma Gragas sta perdendo, Gragas perde pressione. È sotto di due ondate addirittura. Poi il Gragas chiude il corpetto di Rovi e il matchup è finito. Praticamente sì. Il senso è che l'early game di Gragas Finché non ha un minimo di spell e risorse Purtroppo è debole, tra virgolette Cioè non riesce a accreditare il suo avversario E poi comincia a picchiarlo Diciamo che soffre il tradeback di Renekton ancora Finché non ha le prime risorse difensive Infatti Cryze va a pushare l'ondata sotto torre E si porta a mettere un lume in profondità Questa è un'ottima strategia Di gestione della pressione che per adesso Renekton può permettersi in maniera gratuita Quindi mi piace vedere come Cryze Sia comunque molto attento nonostante il matchup Alle pressioni che Zanzara può applicare piccare sulla landa mentre continua a picchiare la robo bestia Cremisi con i suoi Doritos. Settimana prossima dovrebbero annunciare quale sarà il campione reworkato e sono veramente emozionato. Sì, la cosa tra l'altro che mi fa sorridere è che eh, effettivamente la Riot l'ha sempre fatto. Quando sta per arrivare il rework di un campione, buffa quel campione per creare più awareness sul campione in questione e quindi avere una popolazione di giocatori più interessata al rework. È successo con Atrox, è successo con Fiddlesticks, è successo adesso con Mundo e via dicendo. Il problema è che inavvertitamente la Riot ha reso udir un campione competitivamente rotto. E tutti si stanno chiedendo come, sinceramente, arrivati a questo punto, tutti in sala. Beh, l'hanno fatto anche con Serafi. ci è voluto un po' più tempo e la gente doveva crederci. Dan, però, uh, sta continuando a muoversi abbastanza bene. Il mm -hmm. problema è che vedere una Lilia in difficoltà sulla velocità di clear rispetto a Udir ti fa anche capire quanto i buff alla forma fenice abbiano dato a Udir in competitivo. Perché stiamo giocando in un meta di up -tempo per la giungla. Stiamo giocando in un meta dove il jungler che pulisce più in fretta è il jungler con l'early game migliore. E adesso quei buff alla forma fenice, che tra l'altro sarà la forma aggredita dai nerf al campione nella prossima di patch, sono proprio quelli che hanno portato Udir ad essere così opprimente. Per ora 500 gol di vantaggio, semplicemente esistendo gli Astralis stanno già vincendo. Beh, la bottom lane è brutale quello che sta succedendo a Rakan e Xayah. E mi chiedo quale sia l'idea, perché comunque Rakan e Xayah non outscalano neanche a Aphelios e Lulu. Per niente. Più avanti il game e più diventa difficile gestirli. Xayah deve trovare un fight vincente, nel, non dico nei primi livelli, ma dico nel, entro il mid game deve esserci quel vantaggio, perché se no Felios ti schiaccia. E l'idea di prenderlo da parte degli Excel secondo me arriverà al settimo minuto, perché al settimo minuto inizieremo a vedere le prime attenzioni sul drago probabilmente transizionare su un messaggero della landa ed è lì che puoi far ruotare la tua dual lane e permettere a Patrick e eh, di avere un minimo di vantaggio sulla rotazione anticipata. Ma se è una strategia così... Grafata, allora è possibile che gli Astralis la vadano a leggere. Astralis che stanno continuando ad applicare una pressione di corsia indecente su questa bottom lane, specialmente adesso che Gescla ha l'Infernum Deve stare un attimo più cauto Gescla perché avendo l'inferno non vuole colpire la torre e di conseguenza i campioni alle spalle. Uh, oh, bel immobilizzamento oh. anche da parte di Patrick, costretto alla cura Gescla. Bel trade qui da parte di Thor e Patrick, riescono a disparare le proprie attenzioni limitando il raggio d'azione di Lulu in apertura e poi insistendo su Aphelios che deve quindi sprecare la guarigione. Bravi! Un attimo più cauti ora dovrebbero essere gli australi se invece decidono di esporsi molto, Zanzara che andrà immediatamente a rimuovere la visione avversaria, danno da in tutto ciò un minimo accolmato il divario con Udir. Sì, ma Udir in questo ha resettato su due cristalli, mentre Dan ha preso i calzari della Comedia Ionia, quindi c'è già velocità d'abilità per Lilia, che è il metodo che ha per pulire la giungla in agilità, quindi uh, mi piace l'investimento di Dan, mi piace come sta leggendo questo matchup e mi piace adesso come si sta muovendo, anche se lo sta facendo però sempre sotto visione avversaria, quindi se da un lato abbiamo un buon Dan, dall'altro lato abbiamo gli Astralis con un'ottima visione e Zanzara viene premiato con un drago. Infatti, mi ha incuriosito perché c'era stato il ping da parte degli Excel con il punto di domanda. Ehi, forse si sta facendo il drago. E nessuno è andato a controllare finché non era già troppo tardi. Beh, se guardi la pressione di corsia inferiore, nessuno poteva andare a controllare. Mm. Sono andati sul drago appena hanno spottato Dan topside, e quindi sapevano che non potevano esserci interventi collaterali dalla giungla, e la corsia inferiore continua ad essere schiacciata con una differenza in minion che si fa sentire. Quelle sono tre ondate ma, tra i due tiratori, ma. eh? Fa veramente male questo. Promiscue qua sta rischiando grosso. Un ultimo colpo di torre potrebbe ucciderla. Infatti è il primo sangue per Rakan. E ora con i DPS di Xayah sarà una facile preda. Jeska purtroppo non può fare nulla. Flescerà per salvarsi. Alla fine decide di continuare un mimo. Per quanto possibile, Zanzara stava arrivando. Però tutto già investito. Ouch. Sì, da parte di Promiscue non è stata una saggia idea farsi bersagliare dalla struttura e poi flesciare via. Perché mm -hmm. ha deciso di andare per il trade back ha portato su di sé l'aggro della torre e poi ha flashato difensivamente. Quello è stato molto sconsiderato da parte sua, un misplay che costa tanta pressione sudata su quella corsia oh oh. inferiore. Nukeduck qua ha aggredito sotto la sua stessa struttura, giustamente con Dan in invasione sul blue buff e Cryze lì a fianco. L'idea era un dive, però gli Astralis l'avevano previsto, perché sì. Promiscue lì. Esatto, avevano letto la situazione perché comunque vedi un push per aggressivo da parte di Cecolad. Anche perché adesso ha le statistiche per vincere la fase di corsia. Lucian si sta portando verso l'oggetto mitico, non ha resistenza magica. Mentre Orianna adesso, che citta e colla, tra tante virgolette, perché siamo al settimo minuto una lacrima, aveva già il parabraccia nel suo inventario e quindi aveva armatura per scambiare con Lucian. Che bravo Torre che congela l'ondata per il suo mid laner. Neanche la congela, proprio la allontana il più possibile. Eh, doveva controllare dove fosse Nukeduck Duck, se era un'informazione troppo golosa. E ne ha bloccato il richiamo base, tra l'altro, quindi fa perdere anche secondi preziosi. Nuke Duck da questo intervento di torre ne esce distrutto e so che può sembrare un'esagerazione ma hai appena dato un richiamo base gratuito a Cekolad grazie alla pressione che Chrys e Dan stavano esercitando sul topside e subito dopo la rotazione di Tore che risponde a quella difensiva di Promiscue proprio sulla pressione di Chrys e Dan permette alla corsia centrale degli Excel di trovare anche il ritorno in corsia gratuito oltre che il richiamo gratuito questo è un bel gioco di mappa da parte degli Excel metodico, comunicativo e che sta riuscendo ad inserirsi in ogni finestra che gli Astralis tengono aperta Adora parità monetaria tra i due team. Torniamo a un equilibrio instabile in cui il vantaggio più grosso l'ha ottenuto Rakan purtroppo, il first blood. Sì, molto bello. Sul supporto un po' meno. Purtroppo quello è stato il dazio di quell'azione in corsia inferiore, dove Tore ha messo giù un autoattacco di troppo. Cercavano di aspettarli tra l'altro all'interno del cespuglio. E adesso vediamo Zanzara e White Knight. Adesso che la priorità topside si va ad invertire, grazie al corpetto di rovi di White Knight, portarsi verso il messaggero. Quindi anche quell'occasione di far ruotare Patrick e Tore va a sfumare. Cortesia di Zanzara che sta avendo un controllo sugli obiettivi molto alto. Lo dico, ok, stavo per dire. Non sì, mi dico trolla, sì, 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 sì. No, perché magari sta tornando da Che <ride> dico, ok, allora è per quello che gli, glielo sta lasciando. Corsia inferiore. Patrick ne approfitta. Però, grazie a un po' di AD nel suo inventario, per iniziare a pushare le ondate. E questo è uno dei vantaggi della fase di corsia di Xaia contro Aferios. Aferios, da qui, in poi, può prendere priorità, ma deve aspettare l'inferno. Xaia, le piume ce le ha sempre. Corsia inferiore è estremamente spaventata. C'è Colad che è entrato nella giungla dei suoi avversari. È bastato così poco per zonarli da un'ondata di minion, Jeskler, promiscue. White Knight qui, il momento giga ched della top lane in cui decide di congelare l'ondata il più possibile, aspe facendo aspettare l'unico minion disponibile. Ma Zanzara sotto visione cerca l'aggressione bot side. Quello è un bel lume. E oh. l'ha piazzato, piazzato Tore, quel lume, perché era uno di quelli dati dall'oggetto da supporto. Oh, qua potrebbe rischiare il dive, addirittura la craze, però cauto, continua a non danneggiare White Knight nella speranza di non attirare l'attenzione della torre. Però c'è lo scatto tra pochissimo. E infatti costringe il flash, bastava soltanto quello. White Knight poteva seguire con il suo di flash, ma c'era ancora il Dominus disponibile. Non solo hai mangiato il flash avversario e quindi sei contento così, hai il vantaggio in incantesimi dell'evocatore, obblighi l'avversario a resettare e verosimilmente anche a teletrasportarsi, invece no, resetti tu. Ok, ok Cris. Ah, appena visto. Oh, no, e infatti, no. l'errore è abbastanza grosso. White Knight decide di ingaggiare nonostante tutto. Un po' arrogante, sperava che Kraiser fosse un po' più lento di riflessi, mi sa. Forse cercava il burst nel momento di controllo. Quindi non è neanche una mm. questione di riflessi, penso avesse uh, l'impressione di avere più danni in questa fase di partita. Però sì, Dominus portato a casa. Fai perdere un po' di tempo a Renekton, che però appunto si teletrasporta. Era stato piazzato il lume. Penso che sia stato quello da parte di Krys a obbligare White Knight a questo scambio immediato. Zanzara però topside, non oh, c'è oh. visione su di lui. Oh no! Oh no, Krys. Non hai il Flash, figliolo. E non hai neanche la Suprema e l'hai appena rivelato a White Knight. E infatti Zanzara sta aspettando nelle ombre. Pure, oh, c'è cioè, tutto mamma. il team. Beh, considera che c'è il messaggero. Quindi, se uccidono adesso Krys, è primo mattone topside. Ed è anche una facile preda. Povero Krys. Arriva la carica. È Beh. troppo lento ancora, Zanzara. Krys gioca metodico, si rende conto. Aspetta, per quale motivo Gragas mi ingaggerebbe a questo modo? Rimane comunque l'idea dell'invasione in giungla, dell'allontanare Krys dalla struttura. E dall'altro lato stanno prendendo un drago. Va bene, pareggiano ed è un singolo drago della montagna, quindi delle risorse veramente mediocri. Con una pressione topside che Jaskle e Promise Q ottengono in maniera totalmente gratuita. Quindi è vero, Xaia, però è a tu per tu con la torre. Quello non l'avevo notato, pensavo fosse anche lei sul drago. A tutto tondo, la manovra degli XL adesso inizia a piacermi di più. Ora, però, con il messaggero della Landa sarà un facile primo mattone per Jescla. ProMescue rimane ancora in zona per cercare di dare più velocità a attacco possibile a Jeskla. E Tanto le due prese anche Midlin, però. Attenzione. Oh, ingaggio su chi. Per ora sul Renekton ma New che ha un po' paura. Primo mattone! E White Knight rischi, eh? No. Salta attraverso il muro. Ti stavo dicendo: il problema non era solo il messaggero della Landa ma Felius che decide di ruotare, sta tappando preventivamente i chakram. Quindi l'arma che ti dà il danno maggiore sulle strutture. E trovano addirittura la testata Potrebbero trovare la torre interna eh Non sì. c'è nessuno Sta arrivando Renekton Con calma ma sta arrivando Renekton Non penso che ce la farà in tempo Con Zanzara accanto però Crye si rende conto mm, Forse dovrei andare a casa Seconda torre top topside Da parte degli Astralis Almeno sai Xayah risponde a tono Però guarda il divario in oro Eh già Questa mappa è strana forte Perché vedere comunque gli Excel Sotto di una torre Tutte quelle risorse Nel tiratore nemico E poi vederli comunque in vantaggio sul tabellone Cosa sta succedendo? Vediamo dove sono tutte queste quantità d'oro. Top side. Per ora Gragas è stato molto sacrificato, anche rimanere così tanto in corsia contro Renekton. Yeah. L'implicazione è stata questa: ha perso un sacco di farm che ha dato sì ad Aphelios e lui non ha ottenuto niente nel mentre. Tutte le ondate sotto torre bot side che sono state schiantate sulla corsia centrale almeno Nukedak con questo potenziamento blu può ripulire e Nukeduck ha avuto finora una partita abbastanza anonima d'altronde stiamo parlando di Lucian contro Orianna quindi un matchup che fatichi a polarizzare eh, nel momento in cui Orianna ha accesso a fonti di armatura e quindi non hai più quel trade immediato che ti porta al bar sul mago che poi semplicemente ti outpusha e ti outtradda. White Knight si sta anche muovendo tanto sulla mappa non era solo la permanenza sulla corsia superiore a sacrificarlo ma anche il fatto che stia facendo questo, questa sorta di trio prox con Zanzara e Promisky più. Quel lume di controllo continua a rovinare i piani degli Astralis. Volta dopo volta, Dan lo piazza lì e ringrazia. Però uh, Zanzara sta un minimo rischiando. Potrebbe arrivare l'attormentamento. Decidi di andare per lo smite per garantirsi il blue buff. E almeno hai portato a casa l'obiettivo. Ti sei portato a casa quel buff avversario? Sei felice così? Continui a farmare molto bene e ad applicare una buona pressione di mappa. Loro sta tornando praticamente sulla pari e sul tabellone, e questo potrebbe portare la mappa già vincente degli Astralis grazie alla torre di vantaggio ad avere un impatto maggiore. Inoltre, con tutta la corsia superiore crollata, sono curioso di vedere come andrà adesso intorno al secondo messaggero perché gli Astralis possono conquistarlo tranquillamente e utilizzarlo per aprire ulteriormente magari la mid lane o la bottom lane per riprendere il controllo dei draghi. Ci sono davvero tante opzioni. Direi più la mid lane considerata. La situazione tra Cercolad e Nukduck. Hai bisogno di rimettere un po' in piedi Nukduck. È sempre solo. indietro in esperienza ed è sempre indietro in oro. E infatti, White Knight potrebbe cercare barriera di esplosivo. No, minacciano semplicemente e prendono il flash. In tutto questo, Zanzara ha completato il camp Tank turbo. Quindi adesso si corre sempre di più. E ti stavo dicendo, un altro motivo per il quale andrei a prendere la midlane col secondo messaggero è perché, considerando che hai preso anche la torre interna topside, questo ti permetterebbe di spaccare la mappa in due, ti permette di Mamma prendere un altro quarto di mappa, perché tutto il quadrante superiore puoi costellarlo di lumi senza che ci sia nessuna possibilità di punirti da parte degli Excel, ovviamente salvo errori di posizionamento, errori umani. Mi piace. Quello sarebbe un bel game plan, ma devono eseguirlo gli Astralis guarda un po' chi è già sul messaggero. E Jescla però si sta portando adesso su quel quadrante superiore, mentre Xai è già lì. Potrebbe essere l'unico frangente che hanno per contestare l'obiettivo. Sì, infatti, ah. vedevo gli Excel, si stavano spostando verso il messaggero, me parlavo di loro, ero proprio tipo «Ah, ok, gli Excel stanno andando direttamente sul messaggero». No, sono andati in giungla. <ride> no, infatti, me l'hai detto nel momento in cui Zanzara era arrivato sul messaggero oh. e arriva la tempesta impetuosa e Tore spreca la ulti. Capisco. Beh, hai preso un cooldown importante, eh? comunque togliere la tempesta impetuosa a Jescla significa che il flash sarà l'unico modo che avrà per salvarsi, però a questo punto con cosa lo ingaggi? Se non con magari una ninna nanna alla distanza da parte di Lilia, ma decidono totalmente di abbandonare il quadrante superiore. Quello è un altro messaggero gratuito. Felicissimi i membri degli Astralis. Sì, vedi ancora loro in vantaggio per gli Excel. Tuttavia gli Excel non stanno sfruttando questo denaro, non stanno sfruttando le risorse che hanno dalla loro. E per quanto no, infatti... magari arriverà un punto in cui Orianna ti può esplodere con due tasti, se sì. non lo sfrutti quel potenziale di esplodere con due tasti, soprattutto non con quella build per ora, poi, dopo, <ride> molto dopo, non serve a niente. Sono Beh... risorse fine a se stesse. Il punto è che eh, intanto parliamo di Tore, perché Tore si sta portando verso la Grumstone su Rakan e... Orianna si sta portando verso il dolore di Liandry. Questo significa che Rakan e Orianna vogliono giocare sulla velocità d'abilità. Vogliono ingaggiare il più spesso possibile. Vogliono essere quella minaccia, quella combinazione di supreme che va a rompere un teamfight. Ma come già telegrafato dalla presenza sulla mappa degli Astralis, le intenzioni del messaggero sono mid. E non solo: è un deterrente verso il drago. Quindi riescono a trovare la, la, la botte piena e la moglie ubriaca in questo momento. Durato poco come deterrente, nessuno si è messo in posizione per provare ad andare sul drago. Infatti, Renekton sta già arrivando dalla topside. Promiscue, rallentato da un seme rotolante. Minacciano un minimo l'addormentamento. Lanzaro so, deve essere un po' più cauto, perché sì, Udir può essere tankoso, sì, Udir può essere anche parstato. Alchem Tank penso che vogliono giocare intorno a quello, vogliono cercare di isolare un bersaglio chiave. Questa è l'unica vera debolezza della composizione degli Astralis, perché l'isolamento di un bersaglio chiave, se gli Excel giocano difensivo, dipende totalmente da White Knight. Al limite una Suprema con Gravitum da parte di Jeskla, ma deve poterlo utilizzare anche lì bene. Zanzara che andrà adesso a rimuovere la visione Tore che cerca l'ingaggio arriverà lo sortimento di Renekton subito pronto con l'ingaggio fino a Cerenamati bella sfera di Orianna per zonare un minimo Udir. Suprema di Lulu investita per salvarlo però e Suprema di Rakan anche andata quindi due cooldown importanti per il teamfight vengono meno U. era anche la Suprema di Rakan non sì. l'avevo vista se sì, sì. fosse solo il knock up no no Tore oh. ha ingaggiato con la toccata e fuga che piace in pari l'esplosivo li separa non nel modo corretto però Cryze adesso è immobilizzato la Suprema di Lucian che va a vuoto uno sterminio che sterminio proprio non. Duck stordito, Cryze si lancia in avanti, costretto a caitare Zanzara, troppo bassi i saluti gli Astralis, Duck sta aspettando il cooldown dello scatto ma non ce la farà! E tutto ciò, gesta voleva inseguire ma era da solo! Questa è stata una di quelle azioni eh, dove vedi una composizione in competitivo fare una combo fighissima, provi a farla in solo queue e succede quello che abbiamo appena visto. Perché White Knight con il flash in avanti, la spanciata su tre, ma il peggior barile dell'universo. Non riesce a separare correttamente gli avversari. Anzi, permette a Patrick di rientrare più in profondità nella sua giungla. Questo obbliga De Zanzara ad andare iperaggressivo, e lo stiamo vedendo adesso con il replay. Quindi, guarda qui: barile che salva. To ah no, è Thore, scusami, mi sono confuso tra 6 e Rakan durante l'azione. Salvatore, decidono di insistere su Dan. Zanzara prende una marea di danni perché comunque Dan è una lilia da. è una lilia aggressiva che in questo momento lavora molto bene sul danno percentuale. E ora la rinoplastica di Duck si vede di nuovo: decide di scattare de direttamente con il naso sul muro. E. ouch! Ouch, ouch! Bella però la Suprema di Ciacola, davvero bravo a zonare lì nel fiume. A quel modo, con la Suprema di Xayah subito dopo, è riuscito a non permettere ad Aphelios di raggiungere. Infatti mi chiedevo come mai Aphelios fosse così lontano. Era totalmente zonato da due Supreme perfette. Sì, è, è stato zonato dagli Astralis stessi. Cioè sono andati in una zona di combattimento non accessibile ad Aphelios. Come quando realtà hai... Sono andati su Rakan e... Ok. okay. Rakan senza neanche Rakan e Necton, oltretutto no proprio non c'era motivo di farlo. no no erano Rakan modo. e Lilia eh, cercavano in realtà Lilia per togliere lo smite intorno al drago quindi l'idea la posso mm, capire okay. però avevi bisogno del follow up di Jeskla sì, dovevi posizionarlo meglio, non esporlo a Orianna cercare magari il flank da dietro la tana del potenziamento blu poteva essere un'idea Chacolad... Zara cerca l'ingaggio su Cekolad ma è un Orianna non è poi così lenta grazie alla dissonanza Zanzara continua a correre con Udir, ma per adesso non può purtroppo fare altro. Abbiamo l'incubo. Asciuga le lacrime. Sì, sì. Corre così veloce che le lacrime si asciugano da sole sulla sua faccia. Oh, interventamento, però. Niente di troppo grave. C'è quello sta rischiando grosso. È costretto a pescare difensivamente. Arriva finalmente una bella suprema da partitore. Difensiva nel momento giusto. Sono quasi sicuro che Nukedak abbia fatto all'interno della partita con le ultime tre supreme almeno otto danni ai campioni avversari. Sei sicuro? Però Soltanti, devo, controllare, eh? devo controllare dopo con le API di Riot in merito. Hanno davvero bisogno di uno sterminio fatto a modo gli Astralis Per favore, Nukeduck Figliolo! Uno scatto! Il problema è che è un uh, Lucian da uccisore di Kraken. Quindi non è un Lucian che può scattare aggressivamente. E poi avere un metodo per salvarsi. Quando scatta, deve avere la certezza di farlo in maniera sicura. E d'altronde siamo nella 11.2, quindi, post nerf alla tempesta impetuosa. Devo dire che i campioni che possono sfruttare così bene come Lucia nell'uccisore di Kraken fanno bene a tornare su quell'oggetto, perché altrimenti rischiano di perdere un pochettino di danno. Qui Kris sente puzza di bruciato. si conto che mancano troppe persone da troppo tempo, qualquadra non cosa. Esattamente. Un fattore che vorrei aggiungere è la doppia uh, no, sembrava la doppia Groomstone. Ho dimenticato che in questa patch c'è stato anche il cambiamento allo Shurelia. Eh sì. Adesso ha il build bat identico anche lo Shurelia perché ha potere magico nel suo inventario e nel suo, nella sua stat line. E quindi quello di Rakan non era una groomstone, è il canto di guerra di Shurelia. Mentre la groomstone arriva da parte di Dan, il che è, se possibile, anche meglio. Hai un solo tiratore e hai una sola minaccia maggiore da danno magico. Quindi andare a prendere due groomstone sarebbe stato eccessivo. Basta e avanza Lilia per sperperare ad area quei buff. Rakan vuole permettere di ingaggiare meglio sia a se stesso che al proprio team. E se posso permettermi, sono solo che contento che Danna non debba esporsi. Oh, rischio qua per Patrick. Verrà stordita. Arriva lo scatto fasico da parte di Udir. Subito Rakan si unisce al fight con una bellissima provocazione. Lockdown pesantissimo di confronti di Wine Knight. trova l'uccisione. E adesso sono a caccia. Vogliono anche Promiscue E anche lui cadrà con Jessica che prova a fuggire. È costretto a flesciare e curarsi. Per gli XL sarà Paron. Gli Astralis non li sto riuscendo a capire in questa partita, è come se uh, si fosse persa quell'identità che Zanzara aveva descritto nella prima settimana. Quel se uno va in tutti devono andare in, continuano a cercare le azioni solitarie, continuano a mandare uh, udir in faccia al team nemico senza che ci sia il minimo follow up. Jestra non sta facendo DPS in questa partita e non è lui il problema, sono i suoi alleati che non glielo stanno permettendo. Guarda Zanzara e White Knight quanto sono in profondità e guarda sulla minimappa quanto sono lontani i carry. L'idea è buona per l'ingaggio, se ci fosse il team alle spalle. È quello il problema, l'hai sottolineato. Aspettate i vostri carry. Non avete i carry? Non andate. È strana, è strana forte come partita. Questi sono uh, gli Astralis che giocano dei mind game importanti, perché avevano passato la prima settimana a farci credere di non essere il team che tutti ci aspettavamo fossero e adesso stanno giocando esattamente come il team che tutti ci aspettavamo fossero. Sono desincronizzati, sono purtroppo Dovrei vittima essere... di loro stessi. Dovrei essere deluso oppure felice del fatto che stanno rispettando le aspettative? Devi essere felice di essere deluso. Ok. Ok, ci sto, ci sto. O peggio ancora, deluso dalla tua felicità. Anche? che è ancora sì. più paradossale. Beh no, oh, dico... no, sono felice. No, sono felice che stanno perdendo. Non è proprio il massimo. Infatti, sono un po' deluso <ride> da me stesso. Parliamoci chiaro. Il fatto che, Dan... prima che si interrompesse l'azione, prima, volevo dire: sono così felice che sia Dan ad avere quella build da Grumston Lilia. Per un motivo, Dan è morto troppe volte inutilmente, e spesso e volentieri è troppo cauto. Cioè, passa da un polo all'altro. Quindi, lo metti su Lilia, lo metti a curare, basta. Fai così, mi va bene. Fatelo giocare a Ivern a sto punto. Sì, è parentesi, ovviamente il è morto inutilmente. Si riferisce alla prima settimana con Udir in cui provava a far funzionare quel campione, non alla partita in questione. No, 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 assolutamente. Era, era proprio a tutto tondo su quello che ha fatto fino ad ora. Esattamente, sono d'accordo al 100% con l'analisi. Nukeduck nel frattempo in sidelane. Si sono resi conto che ormai le schermaglie stanno andando un po' troppo male. E gli Astralis, nonostante le quattro torri, sembravano anche perdere pressione di mappa. E ne perderanno adesso con questa mano del barone. Nukeduck che prende torri in sidelane è l'unica speranza, anche perché nessuno sta contestando il fatto che Nukeduck sia la torre dell'inibitore, il che è piuttosto bizzarro. Bene, sono convinti che con la mano del barone possano prendersi questa torre. Mandare adesso qualcuno a resettare, immagino, Cecolad. No, mandano nekton, che era bot side. Avrebbe potuto però prendere la torre interna botside, grazie alla mano del barone e alla doppia ondata che aveva accumulato. Mandare lui invece che c'è È una perdita di pressione. Puoi ruotare il resto del team bot. Per Ma gli non c'è eh, non c'è più l'ondata perché era Renekton mm -hmm. che la stava tenendo ferma, quindi sì, comunque hai perso tempo. Uh, in ogni caso White Knight adesso si trova molto schiacciato sotto la sua struttura, la rotazione c'è, arriva la prossima ondata e gli ultimi 20 secondi di Barone dovrebbero permettere l'assedio. O così sembrerebbe perché decidono invece di resettare. Gli Excel si sono resi conto che comunque non hanno avuto un buon inizio di campionato e decidono non di non eccedere si rendono conto che hanno vantaggio non lo vogliono sperperare con azioni troppo zelanti e sono d'accordo con loro in questo assolutamente parti con calma ritorna alle basi in tutto ciò nel mentre che stavamo parlando prima ricordiamo comunque che gli Excel si sono presi il drago della nuvola sono a Soul Point quindi possono anche aspettare un minimo possono giocarsela più tranquilla perché... Immaginati una suprema, un'anima un della nuvola su Renekton, su quella suprema, su quella di Rakan. Beh, Rakan o Rihanna vogliono giocare in funzione di quell'ingaggio e di conseguenza avere una landa nuvolosa con gli Astralis che hanno anche preso il primo drago. Gli hanno fatto un favore a prendere quel primo drago gli Astralis al momento, mm -hmm. perché gli stanno dando l'occasione di accumulare più riduzione ricarica sulle supreme. Ho i brividi a pensare, Rakan, quanto possa correre veloce. Sì, perché comunque ha tanta riduzione di carica sulla Suprema. Mettici l'anima, mettici quel canto di guerra di Shurelia. Ne. Mettici la distorsione di, eh, di, di. di Orianna. La distorsione, il, la dissonanza. Non è ancora diventata LeBlanc, Orianna. Non ancora, o forse è sempre stata LeBlanc. No, LeBlanc non ha avuto un gran successo in questo momento in LC. Quindi qui, spottati. Cosa. Cosa li stava vedendo lì? Non lo so. Penso che fosse la visione attorno al lume data da una pianta, ma. mi chiedo come abbia funzionato. Uno sterminio che va a segno. Infatti, Tore è stato minacciato pesantemente. Krays ha cercato l'ingaggio su Zanzara. Ma nulla da fare. Un Udir che deve correre in faccia a quel team ha paura. Sono ancora curioso di che cosa abbia dato visione su quel lume di controllo nel passaggio. Ma probabilmente sì, un lume rimosso. C'è il detrito, sì, quindi sì, il lume rimosso. Ok. Jessica sta continuando ad accumulare il suo se È vicino al frammento di infinito, vogliono scalare Zanzara oh, all'inseguimento, Trova rallentamento e danni di danni, ma c'è l'addormentamento e quindi si salverà facilmente. Guarda Beh... come corre: troppo veloce. Una cosa che la gente sottovaluta spesso della build da Groomstone è appunto la velocità di movimento. Oh, e adesso done. Zanzara deve correre anche lui sì. un bel po'. E uno guarda Udir e dice: Vabbè, a 590 di movement speed quando sta sul fiume, non dovrebbe avere troppi problemi, no? Ho visto 670 sul fiume a un certo punto, appena attivata la forma orso. Piacevole. Tore? Dovrebbero mettergli visto? uno scatto a Udir, solo nella forma orso. Un piccolo scatto in avanti? No, come lo Stridebreaker? No, è l'unico modo per salvarlo. No. Non vuoi salvare Udir? Reworkarlo magari, sarebbe davvero davvero il caso. Per favore, facciate <ride> che abbiamo votato abbastanza persone Udir, per favore. Personalmente ho votato per lui, quindi Bravo. sono fiducioso. Bravo. Corsia centrale, i tiratori degli Astralis continuano a farmare. Chiusa la finestra del Barone Nashor, vediamo gli Excel prendere un po' più di tempo. Ma perché? Guarda i timer degli obiettivi abbiamo praticamente lo stesso timer sul drago dell'anima e sul barone questo significa che gli Excel possono guardare gli Astralis che si dimenano sul drago della nuvola semplicemente per negargli l'anima e poi andare sul barone Nashor e chiudere la partita quindi comunque il piano di gioco da parte degli Excel lo stallare in questo momento è una cosa con la quale sono anche d'accordo quello sul quale non mi trovano invece d'accordo è il far scalare i tiratori nemici perché adesso Jescla ha il frammento di infinito quello è una Felius che picchia però è anche facile da bastare, considerata la composizione che hanno gli Excel, non dovrebbe essere un grosso problema. Chi va, a prote chi protegge abbastanza a lungo una Felios da un Renekton, da un Rakan, da un Rihanna con la sua ulti... E nel frattempo Nukeduck sta facendo in solitaria il Drago, quindi il gioco di attese che gli Astralis stanno giocando impedisce agli Excel di mettere a segno il loro piano malefico. E quindi non viene conquistato il barone in risposta, è semplicemente Drago per gli Astralis. Bravi in questo. Vanno anche a spottare gli avversari intorno al barone, ma vedono che è stata piazzata visione di controllo, quindi inizia a salire l'ansia sulla landa. Però Trali no, perché se... si espongono gli Excel a caso. E quindi non c'è più ansia. Non ho ben capito questa scelta. Avevi negato tutta la visione agli avversari. Per quale motivo esporsi? Oh Patrick, no, questo è proprio il momento in cui devi evitare. Queste cose. Molto di piume da parte di Xaia. Ha visto White uh, lanciarsi in avanti di spanciate, lo capisco anche. La paura è tanta, la tensione è ancora più alta. Ciao, addirittura scatta in avanti. Arriva la Suprema! Serio, va bene che Felios eh, fa tanto danno, ma questo è veramente pericoloso. C'è che è stata abbastanza, però, infatti, la torre cade. Nel frattempo Kreis però prende quella interna sulla corsia superiore Il gioco delle attese voleva magari prendere questo Ma scambiare in questo modo è insensato Abbiamo anche New Deck Both Side Qui gli Excel ci hanno perso sulla manovra macroscopica e il tutto perché potevano baitare gli avversari verso il barone ma hanno deciso di non farlo, hanno deciso di esporsi in prima linea. Nukeduck tra l'altro essendo botside non poteva neanche scoutare all'interno della Tana grazie al trinket di lunga visione e adesso sono tornati in base in tempo anche per pulire l'ondata accumulata da parte di Renekton. Renekton però bontà sua, prende un'altra barra degli HP tornando in base grazie alla lastra pietra del gargoyle. Quella build si fa sempre più terrificante. Questa è la patch dove hanno solo baffato la lastra pietra del gargoyle e non ancora nerfato il pegno di Sterak, tra l'altro. Quindi è il momento storico di massima efficacia. Approfittano del reset uh, avversario, ma adesso Lucian aveva il trinket e quindi vengono spottati. Beccati al volo, ma non sono sicuri se stanno continuando. I danni sembrano esserci, non erano poi... Enormi, considerato il DPS che dovrebbero avere della loro gli Excel, però white Knight che rimuove un nome di controllo. Zanzara continua a beitare con questa velocità di movimento. Ed è sempre <ride> un gioco pericoloso. Meraviglioso, meraviglioso Zanzara, veramente. Il problema è che avevi paura di chiudere dentro la tana del barone sia Cecolad che Patrick. Di conseguenza, gli excel non avevano il loro frangente di DPS. Sulla di Aphelios, prima che chiedi come si è teletrasportato. No, 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 non è il come, è il perché. Che mi oh, lascia. Ah, oh, ok. Comprensibile. Ouch, zanzara. Quello è il danno di una Xaya quando comincia ad avere degli oggetti. Sì, sta scalando Jescla. Sta scalando anche dall'altro lato, Patrick. Oh, oh. Gesta potrebbe Attenzione. rischiare l'addormentamento Arriva l'ingaggio da partitore Subito rimosso il controllo pesante Per un soffio Arriva anche il flash però Attenzione uh, Tumulto di piume in risposta Verrà bloccato White Knight Cadrà per primo Sì! Renekton adesso polimorfato in mezzo a tre persone Non importa Le cure sono abbastanza alte Gli scudi ancora di più E non ci bastano oh, 200 aspetta, anni Njokta invece arriva con le sue due pistole Viene eliminato per mano di Cecolad. Zanzara che fugge via con la coda tra le gambe Almeno quando è un orso può farlo, poco importa. Gli XL, che bella risposta! Jessica aveva trovato una suprema meravigliosa per danneggiare estremamente tutto il team nemico. Nukeduck decide di ricompensare il compagno di squadra, Flashando melee contro Renekton e Orianna. Che ansia! E, 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 giocare con spero... Nukeduck? Duck? Eh? Giocare con Nukeduck, dici? No, ah. questa partita in <ride> generale, anche giocare con Nukeduck immagino sia stressante. Qui White Knight con il flash baita il tumulto di piume. Tra l'altro da parte di Patrick un ottimo riposizionamento per lo stordimento. White Knight viene distrutto. E qui l'errore da parte degli Astralis in apertura è stato utilizzare la crescita selvaggia su Gragas. Sapevi che fosse morto. Guarda Gestla con l'Infernum che danno insano. E Nukeduck decide di sprecare il flash e poi scattare in avanti verso gli avversari. Che Senza vedeva visione. perfettamente perché c'erano ah, no, du due, due oh. lumi di controllo. Oh. Mamma i danni di Aphelios. Mamma. Ok, forse ho più paura di Aphelios <ride> <ride> Aphelios è un pick che sta tornando Veramente aggressivamente in meta Quindi devono rispettarlo gli Excel Si sono appena resi conto in questa schermaglia Che tutte le loro risorse devono andare su di lui C'è un caveat in questo Perché comunque le risorse di Aphelios Sono state incenerite durante questo scambio mm -hmm. Non ha più... Oh, oh no, Tanzara Arriverà l'addormentamento Eh sì, possono provare l'all-in su di lui Ma mm -hmm. non di giocare cauto non Come, un già detto. Come già detto prima, le risorse devono andare su Aphelios, non sui mm -hmm. tank, non sulla frontline. Non puoi sprecare così questi cooldown. Prima hai addormentato Aphelios e addormentandolo ti sei preso la purificazione del Mikael di Promiscue e il flash di Aphelios stesso. Vogliono baitare gli avversari verso il barone. Però questo l potrebbe portare gli Excel mm. ad avere una facile anima. La posizione non è delle migliori per gli Astralis. Non è proprio saggia. Mi piacerebbe di più vederli a parti invertite come è successo prima. Con gli Astralis che sono riusciti a minacciare l'obiettivo. Krisek qua va immediatamente a minacciare. Il New Duck. I danni già sembrano mancare da parte sua. Adesso potrebbe essere immobilizzato. White Knight arriva il knock-up su di lui. Cris va per lo stordimento. Immediatamente dopo. Q lo salva. Però con una buona cura. Barriere esplosivo. Purtroppo. White Knight con la combo al contrario. Li allontana dalla sua spanciata. Però almeno si scambiano di posto, come dicevamo prima, era quello che gli Astralis volevano, semplicemente andare loro sul quadrante inferiore uh. e avere il controllo sul drago, che adesso NukeDuck esattamente come prima, è un replay di quanto è successo Cinque minuti fa, va a prendere il drago che porta gli Astralis anche a Soul Point, però stavolta hanno imparato dei loro errori gli Astralis, si portano subito sul Barone Nashor. Zanzara in zona, livello 16, un livello di vantaggio su Dan, rischiosa la situazione. HP Zanzara deve esporsi tanto, Ettore è pronto con il no è già tardi, il barone è stato preso, bellissimo no ai dani, devi sacrificarlo, lascia perdere, corri a casa, Astralis. avete preso il drago della nuvola, ora è il tempo di correre. E Promiscute dovrebbe riuscire a farlo No, ce la fa, perché arriva lo stordimento di E subito dopo, per quanto Lulu sia veloce, non basterà mai. Ci terrei però a fare un'errata corrige riguardo mm. quello che ho distribuito al pubblico come informazioni certe che, che si succede? basavano però invece sulla, sulla nostalgia. White Knight era un ottimo Gragas. Purtroppo wow. in questa partita wow, uh, non sta riuscendo a giocare correttamente il campione, non sta deposizionando gli Aspetta. avversari. Non beta cooldown chiave, potrebbero chiudere la partita. Allora, ci sono 15 secondi a Jeskla il problema è che non ha una suprema e quindi non può andare ad aiutare il team così tanto a clearare. oh mamma che rischio, mi sa che è partita vediamo, eh sì, gli XL hanno la mano del barone c'è cioè l'ondata di minion in entrata sterminio di Lucia che viene utilizzato su Renekton invece che sull'ondata di minion e questo potrebbe no, essere no, un no, grave devono errore devono andarsene, devono andarsene okay, ora sì. E è della giocata giusta andarsene, perché sanno che con questa mano del barone adesso possono resettare correttamente e a due minuti ancora disponibili anche poi pushare altrove, quindi White buona knight. così da parte degli XL Oh, Per germoglio. fortuna ha usato il germoglio Potevano prendere gli XL mm. Prima di entrare nel bush Fai finta di ruotare sì, verso il sì, sì, so, so. red buff Avrebbe comunque richiesto tempo Ma sì, avrebbero potuto rimuoverlo tranquillamente Cercano il bait nella giungla Adesso prendere qualcuno fuori posizione Per gli Astralis significa perdere la partita E quindi gli XL vogliono puntare a quello Qui. Quanto danno è stato scaricato in pochi istanti? Newtok aveva preso il drago, Tore va a bloccare Zanzara, Tore è gran protagonista con questo Rakan e d'altronde è una delle sue zone di comfort, storicamente il suo Rakan si è sempre dimostrato un gran campione. E Promiscue aveva provato a salvare gli alleati, ma Jeskla in over-estensione viene instaghibbato e poi il resto è storia. Jeskla è all'80% di critico ora, eh? Sì, è diventato un attimino più pericoloso. Nonostante lo 0-2, quella è una Felios che ha avuto tempo per farmare. La cosa che trovo divertentissima è al 36esimo minuto di partita Udir 0, -0, 0 Quello è esattamente lo score che ti aspetteresti da un Udir competitivo in questo minutaggio. Non è riuscito a fare molto, purtroppo, in early game. Però corre. È bello vedere qualcuno correre, Roberto. Corre un sacco Udir. Cioè, non ti emoziona vedere Usain Bolt che va, tipo, più veloce di un motorino? Tendenzialmente sì, ma ecco. eh, quello, quello, sì, quello sì. Per adesso Patrick va a prendere un pochettino di risorse nella sua giungla. Sta aspettando l'ultimo oggetto. Potrebbe essere Angelo Custode, potrebbe essere Bramasangue per il 100% di critico, ancora non lo sappiamo. Bramasangue, però, nell'inventario di Gestla stavolta c'è. E quindi se gli Astralis riescono a dare anche solo un minimo di peeling al proprio carry, cosa che purtroppo finora non è avvenuta. O oh, oh, il tentativo di Flank. White Knight, purtroppo, non ha trovato l'occasione per inserirsi. Purtroppo aveva solo tutti i suoi cooldown disponibili e quindi non aveva le risorse per inserirsi sul fianco e eh, questo mi riporta al discorso di prima. White Knight lo vedo preoccupato dal giocare contro questi XL, è spaventato dall'ingaggiare, si sente forse troppo fragile rispetto a quello che effettivamente sia la build di quel Gragas in questo momento? E che continua a essere esploso, sarei preoccupato anche io. Cioè capisco la paura, però è il tuo lavoro figliolo, devi farlo! <ride> Nel frattempo però vediamo Gessler continuare a premere sulle ondate. Mi piace di meno Nukeduck in corsia inferiore perché adesso deve resettare, altrimenti Renekton buscia troppo aggressivamente top. Infatti vengono riportati all'indietro della linea di centrocampo. Chrys minaccia il flank. Questa è una conseguenza di come hanno posizionato Nukeduck che almeno garantisce una corsia di pressione a favore degli Astralis. Li obbliga a giocare solo su mezza mappa, però ancora non sta bastando tutto questo. Un minuto e dieci al drago che darà l'anima a uno dei due team. Non sappiamo ancora chi. L'anima della nuvola, devo dire che su Udir sarebbe molto divertente da vedere. La riattiva ogni volta che attiva la, la fenice? No. No no, no. no, 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 non no, la no. riattiva con la fenice. Riduce il eh. cooldown globale, giusto? No? Sì. E tra l'altro, hai almeno la velocità di movimento flat. Mm. Quindi corri comunque di più. Gargoyle Stoneplate anche per, per Udir. Ora può ingaggiare lui? Sì, uh, può permettersi di. Guarda come corre. A... Oh, Cecolad. Oh, che è danno. Colad. Lo che azzardo. a vuoto ancora una volta, però purtroppo. Zanzara ha anche utilizzato il Camp Tank Turbo. Quindi mm -mm. un cooldown importante per l'ingaggio. Due in realtà sono già andati. Che azzardo. Mamma, che azzardo che è stato questo da parte di Astralis. ora che prova l'ingaggio su Patrick. Aspettato troppo tempo. Nuke Duck, guarda quante passi in salute! Oh! Grazie, Promiscue. Davvero? Grazie, Lord Promiscue. Perché Nuke si espone. E viene disintegrato. E mancano 10 secondi al drago della nuvola. Non arriverà tardi perché ha il teletrasporto. Il problema più grosso è Zanzara, che è già così basso di salute prima del drago. Però corre Zanzara corre un sacco al momento. White Knight colpito da Lilia. Arriverà appunto il teletrasporto da parte di Lucian. Sanno che devono contestare, e si portano però subito sull'obiettivo. È già tardi. Eh sì, questo è un drago della nuvola, un'anima della nuvola nelle tasche degli Excel. Zanzara adesso che sta cercando di muovere quella visione, ma non se lo possono proprio permettere Astralis è l'ultima speranza. Prova nel lockdown. Arriva l'attormentamento da parte di Lilia. Per l'esplosione che separa tutti quanti. White Knight riesce a separare perfettamente il team. Kris però di tutto ciò cioè è riuscito a sopravvivere in un 1 contro 4. Ne abbatte uno. Cerca l'inseguimento. Il DPS di Scalto non si presta abbastanza. Suprema fantastica da parte di Orianna. Cecola adesso sopravvive grazie alla zonia. Nudak fa tardi. E Cris è ancora piena vita. Gli Excel. Tireranno dritto. E qui da parte di White Knight di nuovo un barile galeotto Sì, hai sbilanciato, hai deposizionato qualcuno Peccato che quel qualcuno sia mister 4 barre degli HP Renekton E questo ha semplicemente portato Renekton a uccidere la backline degli Astralis Senza morirci e non ha dovuto neanche utilizzare la lastra pietra Assurdo, davvero davvero La usa adesso giustamente perché tanto deve soltanto andare ad aggredire la struttura finale Signore e signori Salvatore nel frattempo ingaggia su Zanzara <ride> La prima morte di Zanzara all'interno di questa partita Il suo KDA perfetto viene rovinato e gli Excel vanno a vittoria 0-1-0, povero Udir Ma bravi gli Excel che hanno tenuto duro e si sono resi conto di qual era il problema più grosso erano in 5 contro 4 e avevano paura. Questa è stata una partita strana da parte degli Astralis. Tanto, tanto strana. Perché... Che... che succede? Dai, forza, ragazzi. Fai qualcosa. Su. Vado, però, con degli animi abbastanza turbati. Eh, appunto. Hanno la faccia di chi eh, sta litigando tra jungle e top lane. Hanno appena vinto una partita, dovresti essere contento. È comunque un punto sul tabellone che è molto importante. Uno dice, vabbè, ma è un punto di 18 che puoi andare a guadagnare durante il campionato. Ogni punto fa la differenza. Puoi essere magari triste il fatto che non hai giocato il game perfetto, ma è il tuo lavoro, è il tuo work in progress. Uh, ti dirò la mia, ma te la dico dopo aver analizzato questo grafico perché... Effettivamente, Mamma. non c'è stato impatto da parte degli Astralis. E ci ha davvero tanto provato quella Felios. Ma comunque ha fatto meno di Xaia. E alla fine per la long con. Gli XL portano a casa una partita che comunque non è mai stata dei loro avversari. Lo vediamo dal grafico del Gold. Sono felicissimo della posizione di Dan. Davvero. Sono così contento Che abbiano deciso Finalmente di fargli giocare Grumson Lilia Sì Qualcosa di supportivo Qualcosa che permetta Ai propri carri di splendere Krys, Anche nel matchup Renekton contro Gragas Si è dimostrato Il carry del team L'azione finale Da parte sua È stata perfetta Assolutamente Il sangue freddo Che ha dimostrato D'altronde È un coccodrillo Quindi dovrebbero essere A sangue freddo Sì se non sì Non Certo uh, sono a sangue freddo E... Ingaggia direttamente, semplicemente preme i tasti, mette giù i cooldown, tra l'altro neanche utilizzati tutti perché come abbiamo già detto aveva anche la lastra pietra se le cose fossero andate malissimo. Che cosa è stato baffato della lastra pietra? La quantità di resistenze bonus che ottieni quando vieni colpito da più campioni unici nemici e quindi nel tempo tu continui ad accumulare sempre più resistenze. La lastra pietra ti permette di entrare nel team nemico come ha appena fatto Renekton e avere abbastanza ciccia da resistere a tutto quello che ti stanno lanciando contro. Perché da un lato... Tu vedevi quell'80% di ciccionissima possibilità di critico dicevi, grandioso, ma è una Felios che adesso, nel tempo, con i livelli ottiene letarità, non ottiene più penetrazione percentuale come un tempo. Meno male. E di conseguenza deve itemizzare se vuole gestire resistenze. Non può semplicemente trovarsi in faccia un Renekton di questo tipo e sperare di ucciderlo per diritto d'anzianità, anche perché è più anziano Renekton. Non, non ci riesce proprio in alcun modo e forma ed è. L'idea della composizione degli astralis non era una brutta idea e purtroppo cadeva di faccia sull'esecuzione. Hanno giocato male. Hanno giocato male su Gragas, che purtroppo ha avuto degli inserimenti criminali fino alla fine. Um, I cooldown di Lulu non me la sento neanche dire criminale, però. Mi Q perché comunque sei un enchanter e tutto il tuo team sta ingaggiando su quattro punti diversi. Il mid game, la transizione dove continuavano Zanzara e White Knight ad ingaggiare da soli, ignorando la necessità di farsi forte dei propri carry. Un Nuke duck che ha cercato di reagire con delle risposte macroscopiche ad un team che voleva impostare micro. Qui gli astrali si hanno spento gli headset e hanno giocato una partita da solo Q. Non stava Stavano comunicando, non stavano filtrando le risorse sulla mappa e a un certo punto si sono trovati schiacciati dalla mole di <ride> violenza che gli XL gli hanno messo contro perché non la si può neanche definire diversamente. Non saprei neanche da dove cominciare per uno spunto per gli astrali. perché sinceramente... replay, perché. Oh. Uh, vediamo appunto il primo di tanti ingaggi non andati benissimo. E la prima, la seconda, in realtà, di tante supreme di Nukeduck non andate benissimo. Mentre Crise, mm. la sua posizione, il come riusciva costantemente ad aggredire gli avversari, la rinoplastica di Nuke Duck. E anche quella di Dan. Hai in mente uh, l'animazione nuova che stanno mettendo a mondo per attaccare le torri che le colpisce di faccia proprio col naso? Ecco, Duck ha più o meno fatto la stessa cosa al muro. Magnifica. E la chiusura su Patrick poteva avere senso perché era stata gestita bene a livello di cooldown. Ma non c'era danno. Non c'era il resto del team. Hai ingaggiato, pensando, vabbè, siamo tutti qua, siamo tutti qua. Sì, però non corriamo a 700 di movement speed come voi. E non solo, in tutto questo, in uscita dal combattimento, White Knight ha lanciato il barile che ha portato Xayah in un range sicuro e lontano da Felios. Quindi il lascito morente di White Knight, dopo un brutto ingaggio, è stato il far disingaggiare meglio il tiratore nemico. Mm. Vedere Renekton vincere contro Gragas mi ha fatto un po' male. E poi il flash di Nuke aspetta. Eccolo! E qui per la kill ci può stare, ma poi non reingaggiare su due persone se non ce l'hai. O inseguitore piuttosto che un attimo più fragile, visto che aveva usato tutti i cooldown. Mi sono appena reso conto che il nome Tore, competitivamente parlando, può dare vita a tantissimi pan in italiano, quindi. Newt Duck l'inseguitore, prima abbiamo detto il barile salvatore, eh, ce ne sono tantissime. E qui Kryze ha fatto il miracolo, qui Kryze sembrava non riuscire a morire neanche se neanche a provarci. Che bello dare uno scaling ai campioni da mid game, eh? In realtà sì, la trovo una cosa piacevole, perché questa è il re... la fantasia da Renecton da late game che tanto quel campione aveva inseguito con diversi tentativi di build e mai aveva raggiunto. E comunque una build che verrà nerfata. Verrà nerfato il succhia sangue, verrà nerfato il pegno di Sterak. Però comunque una build che mantiene una grandissima identità di questo tipo, il flanker, l'engager, il diver che è una categoria di campioni che la Riot ha cercato di buffare in ogni modo possibile addirittura eh, quando ancora c'erano i rework di categoria era il prossi la prossima categoria in linea per il rework di categoria ma poi si e... sono resi conto che non era il caso di farli perché rovinavano il gioco e quindi hanno smesso prima Sì, diciamo che i cambiamenti in blocco magari lanciati nella metà dell'anno non era proprio il massimo, soprattutto ragazzi, per i mondiali Reworkiamo sei campioni a una patch dal mondiale, sembra un'ottima idea John, complimenti Tornando alla partita in questione, gli Excel si portano a casa un punto importante, l'hai detto tu, e questa per gli Astralis è un'altra cogente sconfitta, perché se fino a ieri vedevamo gli Astralis comunque nella parte alta tra chi stava sul fondo della classifica, questo è un team che oggi ci ha dimostrato purtroppo di meritare il fondo della classifica. E vediamo sì. invece da parte degli Excel chi ce ne parla. Dan, abbiamo lui qui con noi. Prima domanda. Abbiamo visto una partita molto lenta da parte vostra. Uh, parlarci un attimo del processo mentale che vi ha portato dall'early al mid game. Non avevamo altra scelta se non giocare la partita lentamente contro Udir. Ho giocato Udir per due partite. e Sappiamo che quel campione può essere molto oppressivo. E ci siamo resi conto che giocare lentamente era l'unico modo per impedirgli di farlo. Well, we slower, e quindi uh, avevamo una composizione da team fight, tra l'altro, quindi volevamo semplicemente scalare verso la nostra forma. Dovevamo semplicemente essere pazienti e disciplinati. Sono d'accordo. I mean, è una cosa che abbiamo is, visto nella maggior parte dei combattimenti. You you e stavate fight. semplicemente aspettando uh, che gli Astralis uh, vi corressero uh, contro. And, uh, here, fight, e ci oh, sono tanti fight is che is abbiamo so visto nei so replay. replay, ad esempio, quello al barone, che rivediamo adesso. Quanto è difficile giocare intorno alla disciplina come condizione di vittoria? È difficile? Ci sono state delle occasioni in partita dove in comunicazione avevamo paura di non fare abbastanza per puntare alla vittoria, ma alla fine gli astralis hanno fatto un bel po' di errori e siamo riusciti a muoverci intorno alla nostra zona di comfort. Quindi sì, alla fine ci è okay. andata bene. And well, Beh, sì, è uno stile like, che effettivamente si adatta of, bene. Ma adesso parliamo un attimo anche di Lilia. Non sei andato per la build right. tipica da Liandry per il danno, sei andato con la build da utilità, con la Groomstone. Quando questa build funziona, perché hai deciso di buildarla qui? A me pi personalmente piace molto. Molti adorano la build da danno, ma per me non è un, il massimo, specialmente contro campioni come Udire e Gragas e hai degli ottimi ADC come Xayah che possono giocarci intorno e ottimo cercare di potenziare i nostri carry e giocare lentamente con Lilia 90 of the time, Personalmente andrei per questa build nel 90% delle occasioni, ma è la mia opinione questa. Interessante. Eh, ancora una volta è uno uh, stile che ti can. si addice I molto, so ma un'ultima domanda per te Dan. Ti abbiamo visto due anni fa su in, years years in, bar in una in singola set. partita Now al posto di Broxa, ma adesso sei il jungler principale per gli Excel. Quali sono le tue responsabilità in questo momento e cosa è cambiato rispetto a quando ti abbiamo visto l'ultima volta? Penso che il mio stile di gioco sia cambiato totalmente dall'ultima volta che mi avete visto nei Fnatic. Knight Fnatic ero il jungler folle che cercava costantemente di gankare, ma nel tempo è cambiato tanto. Adesso ho uno stile di gioco molto più incentrato sul farm, cerco di sfruttare il mio vantaggio per giocare in funzione della squadra, e cerco di giocare il mio early game intorno ad un piano preciso, e quindi penso che questo mi porta. A gestire bene il vantaggio in partita e a giocare bene di squadra, beh, un atteggiamento molto generoso verso il team, quindi di nuovo: grazie di cuore per questa intervista e spero di vederti di nuovo qui, come vittorioso sulla Landa. Quindi, sì, la tua opinione è stata immediatamente rispecchiata da Dan. Grazie, Dan. Fosse per me, giocherei così nel 90% dei casi. Allora fallo per favore, ogni singola volta. Hanno vinto. Eh, se funziona, non, non è rotto, funziona. Continua a farlo, per favore. Una piccola nota prima mm. di andare in pausa. Eh. Uh. Chiedo a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa di lasciarmi su Twitter quante più informazioni possibili sulla possibilità di creare una barba afro. Perché quando hai questa giacca vorrei fare il reverse Bob Rosso se possibile. In effetti sarebbe anche il caso. Signore e signori, adesso ci prendiamo una brevissima pausa perché fra poco c'è il secondo match di questa serata. Ma prima è il momento di un break, è il momento di un Kit Kat. A fra poco. Systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind, Captain. We cannot go back to ELO Helm. Last time, it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Uh, yes! Yes! I did it! I, we did it! We